Incredulità e sgomento a Formazza per la morte di Giovanni Della Ferrera, falegname di professione, volontario del soccorso alpino per passione. Era il responsabile della stazione Formazzina. È morto mentre per lavoro stava tagliando alcune piante lungo il sentiero che dalla seggiovia del Sagresboden sale al Bannino. Scattato l'allarme sul posto, è arrivato l'elisoccorso. È toccato però ai finanzieri della SAGF con gli amici del soccorso alpino decima delegazione recuperare la salma. L'incidente è successo attorno alle 16. La notizia ha fatto presso il giro della Val Formazza. Matteo Gasparini, responsabile del soccorso alpino della VCA, ha commentato: abbiamo perso un amico, una persona straordinaria. Giovanni Della Ferrera era molto conosciuto in valle per la sua attività di falegname prima, ma poi era stato molto attivo nel gruppo valzer e nel corpo musicale formazzino. Lascia la moglie e un bimbo di appena 6 anni. Corrispondenza in giacenza negli uffici di Domo, Megni e Verbania. Un mese dalla rivoluzione sulla consegna della posta in provincia, SLC CGIL lancia l'allarme. Secondo il sindacato, negli ultimi 30 giorni, con la consegna a giorni alterni, ci sarebbe stato un accumulo sia della corrispondenza ordinaria che della cosiddetta posta registrata. Per il coordinatore regionale della SLC CGIL, Stefano Bissettino, la situazione non è destinata a migliorare nel breve. Molti medici di famiglia e farmacie senza vaccino influenzale. In questi giorni in diversi hanno sospeso la campagna. La fornitura arriva alle farmacie dalla regione attraverso l'ASLA di Alessandria. Entro sabato le farmacie dovrebbero avere nuove scorte. Dall'inizio della prossima settimana i medici di famiglia dovrebbero riprendere regolarmente le vaccinazioni. Sono invece ancora disponibili vaccini presso gli ambulatori preposti dell'azienda sanitaria a Domo, Verbania e Omegna. Controlli dei carabinieri a Domodossola e nello stabile dismesso di proprietà delle ferrovie in piazzale Matteotti, segnalata la presenza di nomadi e persone senza fissa dimora che vanno a dormire all'interno o fare uso di sostanze stupefacenti. Così qualche sera fa i carabinieri del radiomobile e dell'aliquota operativa in divisa in borghese sono entrati. Non è stato però trovato nessuno. Nuovi controlli nei prossimi giorni. Il maestro e Margherita con Michele Riondino ha aperto ieri la nuova stagione teatrale della fabbrica di Villa d'Ossola. Soddisfatta l'amministrazione comunale della stagione appena partita, confermati pullman da Verbania e Omegna. Sabato c'è il balletto con il Lago dei Cigni. Il teatro torna il 9 dicembre.